Buongiorno a tutti e ben ritrovati nella Cucina di Legna. Quest'oggi per la rubrica Idee pasti sani, leggeri ma allo stesso tempo nutrienti e gustosi vi propongo un'insalata a base di patate lesse e tonno. Ora vi elenco gli ingredienti. Come potete vedere sono pochi ed è molto semplice da realizzare. Ci occorreranno delle patate lesse, come quantità andate a sentimento, io ho preparato per due persone perché siamo in due, ma poi vedete un pochettino voi. Dei pomodorini, asparagi e edame ripassati 5 minuti in padella, ma potete sostituire con dei fagiolini o con la verdura che preferite. Dello scalogno oppure cipolla, una scatoletta di tonno al naturale e una manciata di olive nere rondelle. A vostro piacimento del prezzemolo fresco, quello del mio orticello che io ho precedentemente surgelato. Andiamo a versare all'interno di una ciotola di medie dimensioni tutti gli ingredienti che vi ho appena elencato. Poi troverete sempre sotto nell'info box l'elenco completo. Patate, che io ho lessato e tagliato a tocchetti, tonno, quindi le nostre proteine ci sono, verdura, qui potete sbizzarrirvi con la verdura che preferite. Io ho scelto una verdura verde e dei pomodorini perché anche a livello cromatico come colori secondo me stanno bene. Qualche oliva, anche olive verdi se gradite l'oliva verde. Io adoro la cipolla ma non ce l'avevo e quindi in sostituzione metto dello scalogno. Prezzemolo, ma ci sta bene anche il basilico o qualsiasi altra erba aromatica vi piace. Ecco. E ora nient'altro che una bella mescolata. Per finire un pizzico di sale, io uso quello light, ma anche qui a vostra discrezione. Un po' di pepe nero se gradite e un leggerissimo giro di olio extravergine d'oliva, poco poco. Un'altra bella mescolata. Io cercherò di essere delicata per non rompere le patate, perché a me piacciono piuttosto morbide, quindi mescolo delicatamente. E voilà, la nostra insalata di tonno e patate e verdura è pronta. Ecco qui, potete accompagnarla con un po' una fetta di pane oppure con dei crostini integrali. Io l'accompagnerò con delle gallette di riso integrale, ma anche qui quello che preferite. Quindi il nostro piatto leggero, nutriente, proteico, sano e gustoso è pronto. Io spero di avervi dato una buona idea per una cena o un pranzo gustoso e salutare. Vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine del video, mettete un bel like e continuate a seguirmi per altre idee pranzi come questo. Alla prossima, un bacione, ciao dalla vostra Ilenia!